ciao di nuovo. Questo video lo vedrete tra 100 anni, quindi ciao, non di nuovo, ma per la prima volta. Video tag, un altro video tag, preso da A Girl from New York, Erika, che è una ragazza che seguo da più di un anno e abita in un paese vicino Catania, e adesso che io sono scesa a Catania ci siamo conosciute. Non abbiamo fatto video, lei ha girato un piccolo video, non so se lo pubblicherà, comunque è stato molto bello e piacevole. Lei aveva fatto questo video tag che si chiama The Common White Girl Tag e aveva taggato me. Comunque le domande sono carine, quindi l'avrei fatto comunque, penso. Dunque, sono 20 domande in inglese, quindi io le traduco sempre approssimativamente. Prima domanda, drink preferito di Starbucks? Allora, io non vado mai da Starbucks perché, come voi sapete, io lavoro in una caffetteria che si chiama Benugo e ho tutti i drink gratuiti lì, anche quando non lavoro, e in tutti i Benugo della città. Per cui io comunque, anche quando sono libera e vado in centro, preferisco andare dove dico io. Qualche volta vado da Costa Coffee, da Starbucks non ci vado mai perché hanno la macchinetta del caffè automatica, non lo preparano in maniera naturale, non so come dirlo, comunque lo preparano in una maniera strana, preferisco non andarci. Per cui io direi che, come che vi dico, il mio drink in generale preferito di queste caffetterie ed è la moca. Io so che in Italia credo ci sia una cosa simile, che sarebbe il mocaccino forse. Comunque la moca è una bevanda grande, c'è il classico bicchierone con cioccolata sotto e caffè e latte e schiuma, cioè sarebbe un caffè latte con la cioccolata dentro. Ed è buonissima, buonissimissima, io prendo sempre la moca. Poi, domanda numero 2, quanto tempo impieghi per prepararti la mattina? Un minuto, perché io sono però una sciattona, nel senso che comunque io mi sveglio, mi lavo i denti, le ascelle, la faccia, le mani, metto il burro cacao e sono pronta per uscire. E il deodorante, quindi comunque non mi trucco, non faccio, non dico. Se dovessi sistemarmi, credo un quarto d'ora forse, un quarto d'ora, compresi di vestiti, un quarto d'ora o 20 minuti, ma non lo faccio mai, perché sempre per la questione della sciattoneria. Domanda numero 3, quanti selfie, è vero che ora si usa dire selfie, quanti selfies ti scatti ogni giorno? Zero. Zero, perché non, solitamente io preferisco scattare foto quando sono in compagnia. Se devo farmi una foto da sola, o me la faccio allo specchio, ma solo se voglio fotografare il mio look, eccetera. Di solito non le neanche le condivido nei social network. Non le condivido nei social network, non sono una grande amante dei selfies. Quando voglio una foto mia personale, me la faccio scattare da qualcun altro. Domanda numero 4, quanti follower hai su Instagram e quante foto hai? Già avevo fatto il tag di Instagram, vediamo che cosa è cambiato in quest'ultimo periodo. Io ho 253 foto e 718 seguaci. Poi, domanda numero 5, do you ever say lol or omg? ok, se io dico mai lol o omg ad alta voce, nel senso se li scrivo soltanto, se li dico, non ho capito in che senso, no, non ho mai detto lol, forse oh my gosh, oh my god, ma no, non omg, comunque, non li dico. Domanda numero 6, indossi gli stessi vestiti più di una volta? Sì, perché, cioè, a parte l'uniforme del lavoro, faccio io la lavata, credo si chiami lavata dappertutto, comunque la lavata con la lavatrice, dico, faccio la lavata una volta alla settimana durante il mio giorno libero, e comunque a rotazione metto jeans, leggings, cioè non mi faccio problemi a indossarli più di una volta. Poi,
Domanda numero 7, sei razzista? Che domanda idiota e di merda, scusando il termine. No, non sono razzista. Tranne certe volte degli italiani, va bene. Comunque è una storia lunga e complicata. No, in generale non sono razzista. Domanda numero 8, quanti tweets hai? Io ho Twitter, non lo uso mai, non ci scrivo mai, non credo di avere tweets se non 3 o 4 dove dico non so usare Twitter, non mi interessa Twitter, quindi 0. Domanda numero 9, Instagram, Twitter o Tumblr? Instagram, anche quello lo uso poco, cioè lo uso che ci entro ogni giorno per commentare le foto altrui, mettere i like, ma io proprio postare foto? No, non lo faccio spesso. Domanda numero 10, come spendi? Che cosa fai durante il tuo tempo? Cioè... What do you spend most of your time doing? Nel senso sarebbe che cosa fai durante la maggior parte del tuo tempo? Lavoro. Lavoro, dormo, esco, lavoro, dormo, sto su Facebook. Una vita molto, molto triste. Domanda numero 11. Chi sono le tue YouTubers preferite? Le mie YouTubers preferite sono... Allora dovrei vedere molto velocemente come quelle le mie iscrizioni. Comunque diciamo che seguo volentieri Ugly Face of Beauty, sono tutte delle ragazze di Londra, quindi seguo Ugly Face of Beauty e Ugly Face of Beauty. Poi seguo, fra le italiane, con piacere seguo Lolla, Miss Strawberry Fields. Poi seguo So Totally Vlog, lei si chiama Alex, ed è sempre di Londra questa ragazza. Ah no, non è So Totally Vlog, è il suo... Ah cavolo, dovrei dirvi il suo canale principale, comunque. Poi seguo A Girl From New York, di cui vi ho detto prima, che è Erika, ciao Erika. Poi Beauty Crush. Patricia Bright. Oh. Non vi sto dicendo tutte quelle che seguo perché sono... Cioè tutti i canali in cui sono iscritta, ovviamente. Ma sono i miei preferiti. Lily Pebbles. Poi di Mademoiselle Anne. Che è quella ragazza di cui vi dicevo, Silvia, che lei vive a Londra. E poi Ingrid, mia moglie Ingrid, non lo so, no... Va bene, basta. E poi la mia amica Laura di Chu, non so quale la pronuncia, Chu Macaron. Comunque loro sono quelle che seguo più volentieri di solito. E poi c'è anche Beth. Ciao Beth. Oddio mio, aspettate che ho perso la pagina. Ok, va bene, scusate. Ovviamente io non farò nessun taglio come al solito. Quindi, domanda numero 12. Quanto spesso ti fai le unghie? Ti fai le unghie, non so come si traduca in italiano. Fai la manicure, ecco. Mai? No, mai. Nel senso, quando io lavoro non posso usare lo smalto, quindi solitamente metto lo smalto durante i miei 2 giorni liberi, ma non faccio una vera manicure, metto lo smalto. Poi taglio le unghie, boh, una volta alla settimana, quando capita, veramente. Domanda numero 13, sei una shopaholic? No, non lo sono più da molto tempo, da quando vivo a Londra sicuro non lo sono più. Domanda numero 14, quante volte hai visto Mean Girls? Un sacco di volte, credo di averlo visto 6 volte, 6, 7, comunque meno di 10 sicuramente. E mi piace molto, è un film che guardo sempre volentieri. Domanda numero 15, hai molti vestiti?
A me sembra di avere sempre gli stessi, soprattutto perché non ne compro più molto spesso. Comunque, potrei dire di sì, perché forse per gli standard normali avere 20 magliette è tanto, ma a me, siccome ce li ho da tanto tempo e non aggiungo quasi mai cose nuove, a me sembra di non averne tanti. E non credo di averne tanti e neanche li cambio tanto spesso, quindi. Domanda numero 16. Scatti foto del cibo prima di mangiarlo? Allora, scatto spesso foto al cibo che mangio, ma devo dire che, dati i miei problemi di stazza e dati i miei problemi alimentari, tendo a non condividere molto spesso le mie foto del cibo sui social network, perché che cosa fa la mia mente malata? Pensa che se io le dovessi pubblicare, poi la gente penserebbe: certo che è così grassa, guarda cosa sta mangiando. Quindi di solito le scatto più per me stessa, non le condivido molto, tranne quando sono pasti salutari. Ciao! Va bene, ok. Sì! Scusate, mia mamma mi chiama. Sì, ma sto girando un video! Un attimo! Oh, un attimo! Va bene, scusate. Non lo taglierò mai. Poi, domanda numero 17. Indossi make-up every day? Indossi make-up ogni giorno? No. Veramente no. Dovrei, vorrei, ma no. Poi, what are you... oddio, non so cosa sia. Non lo so, qualcosa che riguarda la scuola, suppongo sia che titolo di studio hai. Diploma di istituto d'arte. Poi mi ero iscritta all'università, ho dato 10 materie e l'ho mandata al diavolo. Cavolo, mia mamma adesso mi ha fatta distrarre. Ci sono le ultime due. 19. Ogni quanto ti fai i capelli? Ogni mai io faccio lo shampoo, questo è il risultato, sono i miei capelli naturali, niente piastra come potete vedere, quindi mai, ogni quanto fai i capelli, mai. Domanda numero 20, do you always look presentable? No, non sono sempre presentabile, faccio quasi sempre schifo, sono quasi sempre sciatta. Non sono sempre presentabile, ecco, mettiamola così, va bene. Vi saluto. Non so come verrà. Io neanche li riguardo i video prima di pubblicarli, quindi non so come verranno queste urla tra me e mia madre. Scusatemi. E ci vediamo prima o poi. Ciao ciao.